Ma Padre Pio come reagiva alla morte dei suoi cari? Come ha reagito, per esempio, alla morte della mamma, alla morte del papà, del fratello, ma anche alla morte dei suoi amici e collaboratori più cari, come per esempio il dottor Sanguinetti, no? Nomi che mi sovvengono in questo momento. E oggi vogliamo vedere proprio in una serie di puntate che ci accompagneranno fino alla fine di questo mese, che abbiamo voluto dedicare proprio alla riflessione sulla morte, un riflettere sulla morte attraverso il rapporto, la relazione che Padre Pio ha avuto con le anime del Purgatorio e quindi anche attraverso la sua riflessione sulle realtà ultime, la sua riflessione sulla morte che, come diceva un saggio indiano, ci aiuta a vivere. Chi riflette sulla morte sa vivere bene e chi riflette sulla morte sa morire anche bene. Perché vedete, la morte, in tutto il suo dramma, la morte in tutta la sua drammaticità è sempre e comunque qualcosa di pienamente umano. L'umanità è legata alla morte. Per noi credenti la morte non è disperazione, la morte è speranza. Per noi credenti con la morte non finisce tutto, anzi inizia tutto. Ma torniamo, ecco, un po' a Padre Pio e vediamo chi era zia Peppa, la mamma di Padre Pio, una donna molto semplice. Molti la chiamavano zia Peppa, molti zia Giuseppa, ma era una donna del popolo, semplice, ma molto volitiva, molto forte e soprattutto molto ospitale e generosa nella semplicità della sua povertà e della sua famiglia. Donna seria e rispettosa, religiosa, oltre al venerdì non mangiava carne né mercoledì né sabato in onore della Madonna del Carmine. Frequentava la chiesa come tutte le altre buone popolane del paese, cioè di Pietrelcina. Ed in quella casa così minuscola, ove sembra che i muri ti accarezzino e ti scaldino col loro respiro impastato di sacrificio e di affetto semplice e sincero, mamma Peppa, come era anche chiamata, sfaccendava da mane a sera quando i lavori campestri non la richiedevano altrove per tirare avanti dignitosamente la famiglia. Così descrive la mamma di Padre Pio, padre Alessandro da Ripa Bottoni, nel suo Padre Pio, un cireneo di tutti. Una donna semplice, abbiamo detto, ma una donna molto, molto legata al figlio e altrettanto il figlio legata a questa donna che ha saputo portare avanti nella povertà e nella semplicità la sua famiglia, che ha saputo avere una fede semplice ma coerente e a quanto robusta. Una donna a cui saper guardare, perché le donne di oggi, che certamente sono tra virgolette più emancipate, più acculturate di mamma Peppa, hanno sempre da vedere il passato, da imparare dal passato. E suggerisco alle mamme di oggi, spesso, quando ci si chiede come vivere la nostra maternità, la nostra fede, il nostro matrimonio, pensate a vostra mamma e pensate a vostra nonna. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!